Allora, seguiamo l'ordine. Allora, perfetto. Stefano piglia poco, la fragilità della memoria digitale. Allora, intanto buonasera a tutti. Io mi occupo all'Università di Macerata, detto diciamo l'ingegner Pandolfi che conosco, quindi all'Università di Macerata mi occupo degli archivi digitali. Quindi non so se effettivamente questo intervento sia diciamo centrato sul tema che viene trattato qua, perché il nostro obiettivo è esattamente quello di conservare il digitale a lungo termine, quindi avere la possibilità anche a distanza di 20, 30 e più anni di leggere i contenuti digitali, di rappresentarli, anzi di rappresentarli con una valenza giuridica, quindi con garanzia di autenticità e soprattutto anche di poterli collocare nel contesto in cui sono stati prodotti. Pertanto noi lavoriamo esattamente per conservare, per mantenere il più lungo possibile questa memoria. Ma è ovvio che il problema dell'accesso e il problema diciamo dell'oblio noi lo riteniamo che sia una cosa da affrontare nel momento stesso in cui si forma il documento, in cui il documento viene prodotto e quindi viene poi diciamo messo in rete o comunque diciamo inserito negli archivi digitali. Tant'è che quando si parla di archiviazione digitale non si intende soltanto la memorizzazione di un file, ma di un file collegato a un insieme di informazioni, dei cosiddetti metadati. E come vedremo, tra questi metadati devono necessariamente essere specificate quelle informazioni che poi permetteranno ai sistemi di controllare l'accesso e anche di diciamo, gestire la eliminazione, la questione dell'oblio. È altrettanto vero, questo è così, cioè da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista concettuale questo è previsto. È altrettanto vero che attualmente, soprattutto nella pubblica amministrazione, si producono documenti informatici senza informazioni collegate. Per cui che sia un referto medico, no? O un atto deliberativo, un atto amministrativo, una qualunque posta elettronica certificata, quindi messaggio di posta elettronica certificata, viene protocollato e poi viene trasferito al sistema di conservazione digitale a lungo termine. Senza questa operazione sui metadati è chiaro che tutti questi contenuti digitali sono accessibili senza un controllo adeguato. Questo diciamo è un dato di fatto, ma è una incapacità che oggi gli enti hanno. Allora io mi colloco diciamo un pochino sul contesto, poi vado veloce. Quello che noi ci occupiamo è proprio il processo di dematerializzazione, cioè perché a livello europeo, a livello internazionale sono stati introdotti tutta una serie di strumenti, dalle firme elettroniche, dal servizio di validazione temporale, cioè tutta una serie di strumenti che hanno l'obiettivo di produrre dei documenti su base informatica che siano sostitutivi a tutti gli effetti di legge dei tradizionali documenti cartacei. Quindi qui parliamo proprio di documenti, con riferimento diciamo, ai documenti amministrativi, in particolare i documenti amministrativi informatici. E l'Europa già nel 2010 ha varato una strategia, l'Europa 2020, e ha diciamo, dato come obiettivo entro il 2020 la realizzazione di tutta una serie di progetti. L'Italia non ha fatto altro che prendere l'agenda europea, l'ha tradotta in lingua italiana, è diventata l'agenda digitale italiana, con qualche modifica naturalmente. E oggi abbiamo una spinta forte del legislatore europeo e italiano alla realizzazione di progetti anche abbastanza rilevanti, significativi. Parliamo dell'università digitale,
e quindi noi i verbali di esame dobbiamo produrli, li produciamo in forma digitale con la firma digitale. Si parla già del fascicolo digitale dello studente, per cui tutta la carriera dello studente la dobbiamo, quando dico carriera, quindi fascicolo, intendo documenti amministrativi, documenti che quindi oggi tradizionalmente sono cartacei e magari sottoscritti con firma autografa. Noi pensiamo che si possano fare documenti informatici sottoscritti con una firma elettronica che permette di avere la stessa efficacia sotto il profilo giuridico. Ma parliamo della sanità elettronica, quindi la ricetta dematerializzata. Poi parliamo del profilo sanitario sintetico, no? I medici sono in prima linea, sono impegnati e devono produrlo esclusivamente in forma elettronica. Parliamo del referto digitale. Quando andiamo a fare una radiografia o andiamo a fare una qualunque, diciamo, reperto medico, viene fatto con una macchina che produce digitale. Solo se lo chiediamo su supporto tradizionale ci viene data un costo aggiuntivo. Scuola digitale, non parliamo poi del problema del registro elettronico dei docenti, che insomma, vabbè. E così via, la fatturazione elettronica, insomma il legislatore, ecco, sto parlando del legislatore quale? In realtà oggi chi è che fa questo, chi è che spinge in questa direzione? È assolutamente l'Europa. Ha emanato il regolamento europeo EIDAS, un regolamento sull'identità digitale europea, sulle firme elettroniche, sui sigilli elettronici, cioè tutta una serie di strumenti che devono favorire il mercato elettronico e la produzione di un documento su base digitale in sostituzione del cartaceo. E quindi quello che sta succedendo in questi settori che ho citato, sta succedendo questo, che alcuni documenti vengono prodotti in digitale. Le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni vengono presentate in alcuni casi per posta elettronica certificata. I contratti sono stipulati in forma elettronica, anzi a pena di nullità con firma digitale. Sto parlando di documenti amministrativi per i quali ovviamente vige l'obbligo della conservazione, della archiviazione e conservazione da parte dell'ente. Quindi un domani che c'è una procedura di contenzioso, l'ente è tenuto a recuperare il documento, trovarlo, esibirlo con garanzia di autenticità. E però, attenzione, abbiamo gli strumenti per produrre documenti informatici, perché abbiamo le firme, c'è tutto. Ma poi dobbiamo andare ad archiviarli e allora il problema è, cioè, formare la memoria. E qui c'è una bella differenza tra documento, cioè conservare un documento, e conservare un archivio. Perché l'archivio, per definizione, è un complesso di documenti ricevuti o prodotti da un'istituzione, da un ente, impresa o quella che è, durante l'esercizio delle sue attività. L'archivio è tale nella misura in cui, quando io accedo all'archivio, riesco a recuperare non un solo documento, ma l'insieme dei documenti che sono entrati in gioco in una determinata azione, in un determinato procedimento amministrativo, in una determinata attività. Quindi a me non basta conservare solo un documento, ovvero un file, magari con firma digitale, ma occorre che conservare l'insieme dei documenti, cioè le relazioni che legano i documenti gli uni agli altri. Oggi vi dico subito, questo le amministrazioni molto spesso non riescono a farlo. Sono in grado di produrre i contratti con firma digitale, lo devono fare, ma poi fanno archiviazione e conservazione del contratto. Ma il contratto va collegato con tutta la procedura che ha determinato la stipula del contratto. Se c'è stata una gara, necessariamente deve avere i documenti della gara, documenti dell'aggiudicazione, no? In modo tale che, da un punto di vista della memoria,
Io devo poter trovare tutti i documenti che sono entrati in gioco in questa attività. Se non me li leghi e me li consideri come oggetti a sé stante, diciamo che la memoria non si forma. Quindi noi possiamo conservare il digitale, ma abbiamo difficoltà a conservare la memoria, proprio perché per formare la memoria non serve soltanto il file che rappresenta il documento, ma serve quell'insieme di dati che si chiamano i metadati, che devono essere valorizzati, perché quando attraverso i metadati riesco a recuperare dall'archivio digitale, no, il cosiddetto fascicolo informatico, cioè l'equivalente di quello che oggi sarebbe il carteggio, il fascicolo cartaceo. E abbiamo dei rischi. Intanto, dove metto il documento? Il documento, se lo metto in un sistema qualsiasi, c'è il rischio della perdita, no? Cioè, io vedo alcuni documenti memorizzati sul PC, poi il PC prende un bel virus e devi fare il reset del disco, quindi non lo puoi lasciare lì, ma non lo puoi mettere neanche in un server non controllato. Le memorie magnetiche tendono a perdere la loro qualità, quindi un disco magnetico mediamente ha un tempo di vita di 5 anni. Oltre, il rischio è che qualche bit, quando lo vai a leggere, non lo leggi più esattamente come l'hai registrato. Se quello è un documento firmato digitalmente, il fatto che non leggi un bit come l'hai scritto vuol dire che la firma non è più valida, giuridicamente risulta essere inefficace. Allora dobbiamo avere sistemi adeguati. Insomma, vado velocemente perché il tempo è quello che è, non voglio perdere. Il nostro obiettivo è probabilmente quello di mantenere la memoria, cioè il nostro obiettivo è quello di creare un archivio in senso proprio, come complesso di documenti, no? Prodotti o ricevuti da un ente durante le sue attività, quindi un archivio come oggi è quello cartaceo, vogliamo crearlo in digitale, però quando proviamo a crearlo in digitale ci accorgiamo che la cosa è ben diversa. Le macchine tendono a diventare obsolete rapidamente. In alcuni casi abbiamo visto dei documenti che sono stati salvati in un formato elettronico che oggi non si legge più e sono stati messi in un bel server, facciamo le copie continuamente, poi ci accorgiamo quando lo vado a leggere che sostanzialmente non si legge perché il formato non è più. Quindi ecco la fragilità della memoria. Fragilità della memoria, sintetizzo proprio in tre parole, fragilità della memoria è a diversi livelli. Il primo elemento è non si forma la memoria, perché se quando io produco i documenti non li leggo gli uni agli altri, la memoria non si forma perché ho soltanto alcuni documenti e non ho la catena dei documenti che mi fa capire che cosa è successo. Uno. Quando si forma la memoria, mettiamo che si forma la memoria, non posso pensare che perché l'ho memorizzata in un disco rimarrà sempre lì e se lo vado a vedere dopo 10 anni lo trovo e lo riesco a leggerlo. Diciamo che la conservazione quindi della memoria digitale richiede delle macchine adeguate, ma richiede l'erogazione di un servizio. Occorrono persone che controllino sistematicamente lo stato dei vari file, lo stato dei sistemi e provveda in caso di obsolescenza. Questo è previsto, guardate, è previsto questo, vado proprio, poi magari là, è previsto dal legislatore ed è previsto dai progetti internazionali. Il primo ente che si è preoccupato della conservazione digitale sono le agenzie spaziali. Anche perché i satelliti fanno cioè i rilevamenti li fanno esclusivamente in digitale, non è che possono stampare, quindi noi abbiamo tutte le immagini in digitale. Le agenzie spaziali hanno detto: cosa facciamo? Facciamo un sistema di conservazione. Lo hanno fatto, hanno avuto grossi finanziamenti ovviamente dalla National Library e così via, e hanno realizzato un sistema, lo hanno certificato standard ISO, quindi l'hanno reso pubblico e oggi ce l'abbiamo come realtà, cioè come esempio applicativo. Tant'è che il nostro diciamo legislatore ha accolto tutti questi standard e ha detto: le pubbliche amministrazioni devono avvalersi di soggetti accreditati, sono conservatori digitali, sono quelle strutture che
debbono garantire la conservazione a lungo termine di questi documenti. E oggi ce ne sono 40-50, anche di più, di conservatori accreditati. Ma torno a ripetere e chiudo: se non gli mando i legami tra i documenti, non conserveranno mai la memoria. Se non vado a specificare che certi documenti chi li può vedere, e ovvero chi non li può vedere, tutti lo vedono. E quindi il problema dell'oblio è evidente, non è legato a chi conserva, ma è legato a chi produce. Per me, grazie. Io mi occupo all'Università di Macerata, vedo diciamo l'ingegner Pandolfi che conosco, quindi all'Università di Macerata mi occupo degli archivi digitali, quindi non so se effettivamente questo intervento sia diciamo centrato sul tema che viene trattato qua, perché il nostro obiettivo è esattamente quello di conservare il digitale a lungo termine, quindi avere la possibilità anche a distanza di 20, 30 e più anni di leggere i contenuti digitali, di rappresentarli con una valenza giuridica, quindi con garanzia di autenticità e soprattutto anche di poterli collocare nel contesto in cui sono stati prodotti. Pertanto noi lavoriamo esattamente per conservare, per mantenere il più lungo possibile questa memoria. Ma è ovvio che il problema dell'accesso e il problema diciamo dell'oblio noi lo riteniamo che sia una cosa da affrontare nel momento stesso in cui si forma il documento, in cui il documento viene prodotto e quindi viene poi diciamo messo in rete o comunque diciamo inserito negli archivi digitali. Tant'è che quando si parla di archiviazione digitale non si intende soltanto la memorizzazione di un file, ma di un file collegato a un insieme di informazioni, dei cosiddetti metadati. E come vedremo, tra questi metadati devono necessariamente essere specificate quelle informazioni che poi permetteranno ai sistemi di controllare l'accesso e anche di diciamo, gestire la eliminazione, la questione dell'oblio. È altrettanto vero, questo è così, cioè da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista concettuale questo è previsto. È altrettanto vero che attualmente, soprattutto nella pubblica amministrazione, si producono documenti informatici senza informazioni collegate. Per cui che sia un referto medico, no? O un atto deliberativo, un atto amministrativo, una qualunque posta elettronica certificata, quindi messaggio di posta elettronica certificata, viene protocollato e poi viene trasferito al sistema di conservazione digitale a lungo termine. Senza questa operazione sui metadati è chiaro che tutti questi contenuti digitali sono accessibili senza un controllo adeguato. Questo diciamo è dato di fatto, ma è una incapacità che oggi gli enti hanno. Allora io mi colloco diciamo un pochino sul contesto, poi vado veloce. Quello che noi ci occupiamo è proprio il processo di dematerializzazione, cioè perché a livello europeo, a livello internazionale sono stati introdotti tutta una serie di strumenti, dalle firme elettroniche, dal servizio di validazione temporale, cioè tutta una serie di strumenti che hanno l'obiettivo di produrre dei documenti su base informatica che siano sostitutivi a tutti gli effetti di legge dei tradizionali documenti cartacei. Quindi qui parliamo proprio di documenti, con riferimento a diciamo, i documenti amministrativi, in particolare i documenti amministrativi informatici. E l'Europa già nel 2010 ha varato una strategia, l'Europa 2020, e ha diciamo, dato come obiettivo entro il 2020 la realizzazione di tutta una serie
di progetti. L'Italia non ha fatto altro che prendere l'agenda europea, l'ha tradotta in lingua italiana, è diventata l'agenda digitale italiana, con qualche modifica naturalmente. E oggi abbiamo una spinta forte del legislatore europeo e italiano alla realizzazione di progetti anche abbastanza rilevanti, significativi. Parliamo dell'università digitale e quindi noi i verbali di esame dobbiamo produrli, li produciamo in forma digitale con la firma digitale. Si parla già del fascicolo digitale dello studente, per cui tutta la carriera dello studente la dobbiamo, quando dico carriera, quindi fascicolo, intendo documenti amministrativi, documenti che quindi oggi tradizionalmente sono cartacei e magari sottoscritti con firma autografa. Noi pensiamo che si possano fare documenti informatici sottoscritti con una firma elettronica che permette di avere la stessa efficacia sotto il profilo giuridico. Ma parliamo della sanità elettronica, quindi la ricetta dematerializzata, poi parliamo del profilo sanitario sintetico, no? I medici sono in prima linea, sono impegnati e devono produrlo esclusivamente in forma elettronica. Parliamo del referto digitale. Quando andiamo a fare una radiografia o andiamo a fare una qualunque, diciamo, reperto medico, viene fatto con una macchina che produce digitale. Solo se lo chiediamo sul supporto tradizionale ci viene dato a un costo aggiuntivo. Scuola digitale, non parliamo poi del problema del registro elettronico dei docenti, che insomma, vabbè, e così via, la fatturazione elettronica, insomma il legislatore, ecco, sto parlando del legislatore quale? In realtà oggi chi è che fa questo, chi è che spinge in questa direzione? È assolutamente l'Europa. Ha emanato il regolamento europeo EIDAS, un regolamento sull'identità digitale europea, sulle firme elettroniche, sui sigilli elettronici, cioè tutta una serie di strumenti che devono favorire il mercato elettronico e la produzione di un documento su base digitale in sostituzione del cartaceo. E quindi quello che sta succedendo in questi settori che ho citato, sta succedendo questo, che alcuni documenti vengono prodotti in digitale. Le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni vengono presentate in alcuni casi per posta elettronica certificata. I contratti sono stipulati in forma elettronica, anzi a pena di nullità con firma digitale. Sto parlando di documenti amministrativi per i quali ovviamente vige l'obbligo della conservazione, della archiviazione e conservazione da parte dell'ente. Quindi un domani che c'è una procedura di contenzioso, l'ente è tenuto a recuperare il documento, trovarlo, esibirlo con garanzia di autenticità. E però, attenzione, abbiamo gli strumenti per produrre documenti informatici, perché abbiamo le firme, c'è tutto. Ma poi dobbiamo andare ad archiviarli e allora il problema è, cioè, formare la memoria. E qui c'è una bella differenza tra documento, cioè conservare un documento, e conservare un archivio. Perché l'archivio per definizione è un complesso di documenti ricevuti o prodotti da un'istituzione, da un ente, impresa o quella che è, durante l'esercizio delle sue attività. L'archivio è tale nella misura in cui, quando io accedo all'archivio, riesco a recuperare non un solo documento, ma l'insieme dei documenti che sono entrati in gioco in una determinata azione, in un determinato procedimento amministrativo, in una determinata attività. Quindi a me non basta conservare solo un documento, ovvero un file, magari con firma digitale, ma occorre che conservare l'insieme dei documenti, cioè le relazioni che legano i documenti gli uni agli altri. Oggi vi dico subito, questo non, le amministrazioni molto spesso non riescono a farlo. Sono in grado di produrre i contratti con firma digitale, lo devono fare, ma poi fanno archiviazione e conservazione del contratto. Ma il contratto va collegato
con tutta la procedura che ha determinato la stipula del contratto. Se c'è stata una gara, necessariamente deve avere i documenti della gara, documenti dell'aggiudicazione, no? In modo tale che da un punto di vista della memoria io devo poter trovare tutti i documenti che sono entrati in gioco in questa attività. Se non me li leghi e me li consideri come oggetti a sé stante, diciamo che la memoria non si forma. Quindi noi possiamo conservare il digitale, ma abbiamo difficoltà a conservare la memoria, proprio perché per formare la memoria non serve soltanto il file che rappresenta il documento, ma serve quell'insieme di dati che si chiamano i metadati, che devono essere valorizzati, perché quando attraverso i metadati riesco a recuperare dall'archivio digitale, no, il cosiddetto fascicolo informatico, cioè l'equivalente di quello che oggi sarebbe il carteggio, il fascicolo cartaceo. E abbiamo dei rischi. Intanto, dove metto il documento? Il documento, se lo metto in un sistema qualsiasi, c'è il rischio della perdita, no? Cioè, io vedo alcuni documenti memorizzati su PC, poi il PC prende un bel virus e devi fare il reset del disco. Quindi non lo puoi lasciare lì, ma non lo puoi mettere neanche in un server non controllato. Le memorie magnetiche tendono a perdere la loro qualità, quindi un disco magnetico mediamente ha un tempo di vita di 5 anni. Oltre, il rischio è che qualche bit, quando lo vai a leggere, non lo leggi più esattamente come l'hai registrato. Se quello è un documento firmato digitalmente, il fatto che non leggi un bit come l'hai scritto vuol dire che la firma non è più valida. Giuridicamente risulta essere inefficace. Allora dobbiamo avere sistemi adeguati. Insomma, vado velocemente perché il tempo è quello che è, non voglio perdere. Il nostro obiettivo è probabilmente quello di mantenere la memoria, cioè il nostro obiettivo è quello di creare un archivio in senso proprio, come complesso di documenti, no? Prodotti o ricevuti da un ente durante le sue attività, quindi è un archivio come oggi quello cartaceo, vogliamo crearlo in digitale, però quando proviamo a crearlo in digitale ci accorgiamo che la cosa è ben diversa. Le macchine tendono a diventare obsolete rapidamente. In alcuni casi abbiamo visto dei documenti che sono stati salvati in un formato elettronico che oggi non si legge più e sono stati messi in un bel server, facciamo le copie continuamente, poi ci accorgiamo quando lo vado a leggere che sostanzialmente non si legge perché il formato non è più. Quindi ecco la fragilità della memoria. Fragilità della memoria, sintetizzo proprio in 3 parole, fragilità della memoria è a diversi livelli. Il primo elemento è: non si forma la memoria, perché se quando io produco i documenti non li leggo gli uni agli altri, la memoria non si forma perché ho soltanto alcuni documenti e non ho la catena dei documenti che mi fa capire che cosa è successo. Uno. Quando si forma la memoria, mettiamo che si forma la memoria, non posso pensare che perché l'ho memorizzata in un disco rimarrà sempre lì e se lo vado a vedere dopo 10 anni lo trovo e lo riesco a leggerlo. Diciamo che la conservazione quindi della memoria digitale richiede delle macchine adeguate, ma richiede l'erogazione di un servizio. Occorrono persone che controllino sistematicamente lo stato dei vari file, lo stato dei sistemi e provveda in caso di obsolescenza. Questo è previsto, guardate, è previsto questo, vado proprio, poi magari là, è previsto dal legislatore ed è previsto dai progetti internazionali. Il primo ente che si è preoccupato della conservazione digitale sono le agenzie spaziali. Anche perché i satelliti fanno i rilevamenti li fanno esclusivamente in digitale, non è che possono stampare. Quindi noi abbiamo tutte le immagini in digitale. Le agenzie spaziali hanno detto: cosa facciamo? Facciamo un sistema di conservazione. Lo hanno fatto, hanno avuto grossi finanziamenti ovviamente dalla National Library e così via, e hanno realizzato un sistema, lo hanno certificato standard ISO, quindi l'hanno reso pubblico. E oggi ce l'abbiamo come realtà, cioè come esempio applicativo. Tant'è che il nostro
diciamo, legislatore ha accolto tutti questi standard e ha detto le pubbliche amministrazioni devono avvalersi di soggetti accreditati, sono conservatori digitali, sono quelle strutture che debbono garantire la conservazione a lungo termine di questi documenti, e oggi ce ne sono 40-50 anche di più di conservatori accreditati. Ma torno a ripetere e chiudo: se non gli mando i legami tra i documenti non conserveranno mai la memoria, se non vado a specificare che certi documenti chi li può vedere e ovvero chi non li può vedere tutti lo vedono, e quindi il problema dell'oblio è evidente, non è legato a chi conserva ma è legato a chi produce. Per me, grazie. Questa è una domanda talmente complicata. No, allora il problema è assoluto. Il problema è assoluto, cioè nel senso che diciamo, quando vado a fare archiviazione, se la faccio un'archiviazione cartacea tradizionale, ci viene naturale raccogliere i documenti in un carteggio. Lei vada in qualunque ufficio e naturalmente vedrà che tutti gli uffici formano i carteggi raccogliendo insieme i documenti che riguardano magari una stessa pratica. E poi cosa mettono in archivio? Mettono in archivio il carteggio, non è che mettono in archivio i singoli documenti. Quindi sul cartaceo è un fatto naturale. Il passaggio al digitale sembra che questa cosa non rientri, diciamo, nell'operatività normale. Quindi i documenti rimangono dispersi nei vari sistemi. Ho il sistema che gestisce gli atti amministrativi, le delibere le memorizzo lì. Ho il sistema che gestisce il protocollo, quelli che protocollo li metto lì. Ho le fatture elettroniche, le fatture le metto sul software di contabilità. Ho il problema della gestione del personale, gli stipendi stanno sul server che gestisce il software. Quindi se noi questi documenti li distribuiamo su n macchine, è chiaro che non riusciremo a creare il concetto dell'unitarietà dell'archivio. Il problema non ce l'ha solo l'Italia, il problema ce l'hanno tutti, perché vuol dire cambiare modo di lavorare, bisogna pensare di lavorare con il digitale, non più sul cartaceo. Quindi c'è questo passaggio. L'unica cosa, ecco, è che magari noi dovremmo fare un percorso un po' più, diciamo, attento e progettato. Non si fa l'innovazione soltanto perché c'è una nuova norma, perché l'innovazione viene dalle persone. Tu puoi dargli gli strumenti, ma bisogna che ci sia un percorso, si chiama change management, gestione del cambiamento, che deve essere fatto. Ecco, magari noi lì possiamo migliorare, non dico altro.